Ci sono libri che a volte ti danno quelle stoccate, quelle cose che ti fanno riflettere parecchio. Di recente ne ho letto, anzi ne ho ascoltato uno tramite Audible, che era un po' nella mia watchlist da tempo, ma che non, a cui non avevo dato tanta importanza, essendo un libro praticamente quasi degli anni 30, e per cui pensavo non fosse attuale in quello che andava, diciamo, a esporre. Invece, ascoltandolo, ho capito che, pur essendo fuori dal contesto storico, molte delle cose che vengono dette in questo libro possono tuttora essere applicate al noi nell'era moderna. Per cui oggi ti voglio parlare delle mie considerazioni di questo libro, che sarebbe quello di Dale Carnegie, Come trattare gli altri e farsi nemici, e dirti anche per quale motivo, secondo me, è un libro che dovrebbe essere in ogni libreria dell'investitore di uno o comunque di una persona che voglia crescere dal punto di vista personale. Prima di iniziare, comunque, ti voglio ricordare che io sono Pasquale e questo è Risparmio, il canale dell'investitore risparmiatore della porta accanto. Per cui, How to Win Friends and Influence People, come trattare gli altri e farsi gli amici. È un libro molto ma molto interessante, molto particolare, scritto da Dale Carnegie, che per anni è stato famoso per essere una persona che aveva quella marcia in più, se così si può dire, su come andare a trattare le persone, come gestire le persone e come essere magari anche di influenza nelle varie trattative. Lui era un industriale ed era riuscito a convincere altri industriali a creare delle consociate in un periodo in cui tutti volevano il proprio nome esposto sulla loro fabbrica, un periodo in cui diciamo, l'economia era rampante anche dopo la crisi del 29, tutti cercavano appunto di portare i soldi a se stessi, essere protagonisti di quello che era il mercato, e lui, con il suo savoir-faire e con tantissime citazioni di presidenti importanti o di personaggi importanti della sua epoca, a cui dedicava tantissimi elogi, dà in questo libro dei consigli che secondo me sono fondamentali per una persona che voglia essere protagonista nel mondo che conta. Ci sono dei punti fondamentali che vanno appunto a essere dichiarati in questo libro, che adesso magari vado a elencare i primi 10, quelli che sembrano più interessanti. A questo devo aggiungere che il libro ha alcune storielle molto commoventi e io, ascoltandolo, l'ho ascoltato facendo il viaggio da Manduria. Ero andato in vacanza nella zona in cui vive mia moglie, è nata mia moglie, no? Che ci vive con me. Per tornare qui dove abitiamo in provincia di Parma, e col traffico del rientro ho avuto modo di ascoltare tutte le 10 ore di ascolto, per cui immaginate che bel viaggio. E ho tratto questi punti, secondo me sono molto importanti. Il primo punto è che non bisogna criticare, condannare o non bisogna mai lamentarsi. Questo è, secondo Dale Carnegie, una cosa stupidissima perché ci fa perdere il controllo della situazione. Invece, non criticando, non condannando e non andandosi a lamentare, si va a creare un ambiente molto più rilassato, molto più colloquiale con le persone che ci stanno intorno. Questo ovviamente deve essere fatto in maniera sincera, non bisogna farlo per ottenere qualcosa come secondo fine, ma bisogna credere in quello che si sta dicendo come un modo di vita, una mappa mentale che ci si va a creare per trattare gli altri. La seconda cosa molto importante è che secondo lui è che bisogna essere generosi e dare sempre dei complimenti alle persone in maniera generosa, ma comunque in maniera sincera. Questo aspetto viene spesso andato a puntualizzare nel libro. Bisogna essere sinceri in quello che si dice. Quando si fa una critica, non è mai una critica, ma è un abbinare a quello che si è fatto bene anche quei punti che sono da migliorare. Lui cita molte volte nel libro Charles Schwab, che è quello poi il fondatore appunto del brokerage, Charles Schwab della società di investimenti, come una persona che non prendeva quasi mai meriti, ma dava invece i meriti alle persone che stavano intorno a lui perché andava a motivarle con complimenti costanti ogni volta che facevano qualcosa di buono e non andandoli mai a criticare o andandoli a sgridare quando questi facevano qualcosa che non era propriamente corretto. Questo, secondo diciamo, la mentalità del libro, va a creare una mentalità positiva nella persona che, vedendosi sempre ringraziata per quello che ha fatto di buono, cerca sempre di andare a migliorare se stesso per andare a continuare a ricevere complimenti, e per cui il, tra virgolette, vile denaro non è
solo, o comunque non è il solo complimento che viene fatto a una persona che fa le cose per bene, ma è comunque il sentirsi costantemente e sinceramente ammirati è un qualcosa che aiuta a crescere personalmente chi fa il complimento, ma anche chi lo riceve. Una cosa molto importante che viene specificata nel libro è il ricordare i nomi delle persone. I nomi sono molto importanti. Nel libro viene anche ricordato come alcune persone che erano all'interno di aziende importanti venivano chiamati con nickname perché magari avevano dei nomi di natura greca o araba e era difficile per chi, ad esempio, era a colloquiare con loro, ricordare il loro nome. Ricordo ad esempio un aneddoto, che non è nel libro ovviamente, del signor Ferrero che all'epoca andava a salutare di persona i propri dipendenti prima di Natale, dandogli auguri e chiamandoli per nome. Lui ricordava i nomi di tutti i suoi dipendenti nello stabilimento in cui appunto aveva il suo ufficio. Questa è una cosa molto importante perché fa aumentare il rapporto fra le persone che lavorano con noi o per noi e chi appunto è il loro, tra virgolette, responsabile, perché tende a pianificare, a stabilizzare i rapporti personali a un livello in cui tutti siamo uguali, c'è solo chi ha più responsabilità di un altro e questo tende ovviamente a dare molto ma molto volontà alle persone di andare a fare il proprio lavoro fatto bene. Essere sempre una persona che ricorda i nomi è appunto anche un motivo per far sentire a chi è il nostro interlocutore che ci stiamo veramente, sinceramente interessando a quello che lui sta dicendo in quel momento. Il quarto consiglio che dà è di essere in maniera genuina interessato alle persone. Parlare con le persone significa stare ascoltarle, non significa distrarsi ogni 5 minuti, ma anche se non si conosce l'argomento, stare ad ascoltare le persone che parlano con noi in maniera genuina va a creare un rapporto in quel momento che fa capire alla persona che sta parlando con noi che stiamo dando importanza a quello che dice e non lo stiamo solo ascoltando per cortesia. Questa è una cosa molto interessante perché va anche a rimarcare quello che viene detto spesso da molte persone importanti che bisogna essere sempre un buon ascoltatore e un cattivo parlatore, nel senso che magari il 75% del tempo dedicato in una conversazione dovrebbe essere dedicato all'ascolto, a dare tempo all'altra persona che ci sta parlando di parlare, e solo il 25% a parlare, a rispondere a quella persona, solo se però questo è necessario. Questo perché dà al nostro interlocutore la impressione sincera che si è veramente interessati a quello che dice. D'altro canto, questo dà anche a noi la possibilità di imparare molto da chi ne sa più di noi su determinati argomenti, perché se lo andiamo a interrompere in continuazione, non riusciamo ad ascoltare il concetto nel suo complesso. Il quinto consiglio che dà è quello che lui dice di dare valore allo charm, e nello charm lui intende essere una persona che viene piaciuta, con cui è bello stare assieme, con cui è bello interloquire, con cui è bello uscire o comunque avere una conversazione, per cui rendersi una persona, come dicono gli inglesi, likeable, una persona che ha quel qualcosa in più per cui le persone vogliono stare con lui. Questo aiuta tantissimo nei rapporti interpersonali, aiuta anche a creare delle relazioni commerciali, perché se si riesce a dare l'impressione a chi parla con noi che siamo una persona o comunque un carattere con cui è bello stare insieme, ovviamente anche i nostri rapporti lavorativi vanno a migliorare, i nostri rapporti interpersonali che sono al di fuori del lavoro vanno a migliorare e si crea una sorta di ambiente senza tensioni, in cui è bello stare insieme, in cui è bello crescere insieme. Nel libro viene più volte rimarcato questo aspetto perché va ad arricchire non solo chi sta con noi, ma soprattutto la nostra vita di persone nuove che magari non avremmo potuto conoscere se non avessimo avuto quel qualcosa in più di charm che ci permette di entrare in contatto con altra gente. Un altro aspetto importante che viene rimarcato nel libro è che bisogna essere veloci a riconoscere i propri errori. Cercare di nascondere un errore o di metterci una toppa in un frangente solo perché non si vuole far sapere agli altri che si è sbagliato, è un errore fondamentale, secondo Carnegie. Perché? Perché appunto essere sincero nell'ammettere il proprio errore prima che questo venga scoperto crea anche quella sensazione di fiducia fra le persone
Perché appunto chi ammette il proprio errore va a dire: guarda, ti puoi fidare di me perché la prossima volta che c'è un errore te lo vorrò dire, la prossima volta che c'è un problema te lo vorrò dire, ma nella situazione in cui io avrò ragione tu ti potrai fidare di me perché sai che quando sbaglio te lo vengo a dire. Questa è una cosa molto importante che questo libro non mi ha insegnato perché l'ho sempre un po' avuta come predisposizione mentale, quello di dire sempre prima quando ho sbagliato, e ho notato che effettivamente questo aiuta nei rapporti personali anche a crescere con il proprio datore di lavoro, perché sai che il tuo datore di lavoro, quando stai dicendo che tu non hai fatto quell'errore, a spada tratta ti andrà a difendere nei confronti di chi ti sta accusando. E l'ho provato in maniera personale nel tempo. Io sono una persona che, soprattutto nel primo periodo della mia vita, sbagliava tantissimo in termini di saccenza, però ero anche capace di ammettere l'errore. E diciamo, andando a bilanciare la saccenza con gli errori che andavo a commettere e con l'ammissione degli errori, beh, questo mi ha aiutato anche a crescere in maniera personale perché mi ha aiutato a capire che questa saccenza mi faceva fare tanti errori, il numero di errori si è andato a diminuire nel tempo, ma ammettendoli prima, con le persone appunto che avrebbero potuto scoprirlo, mi ha anche fatto creare quello che gli inglesi chiamano circle of trust, per cui un'area in cui le persone che mi stavano intorno si fidavano di me per quello che andavo a dire. Un settimo consiglio che si va ad evincere da questo libro è che è inutile cercare di vincere una discussione. È inutile perché va semplicemente a creare delle frizioni e delle tensioni, soprattutto se ci si trova in ambienti strani. Lui fa nel libro un esempio in cui c'era appunto una discussione fra una persona che citava un passo che lui credeva essere della Bibbia, ma invece era di un'opera di Shakespeare, e lui cercava di controbattere chiedendo a un amico che gli stava di fianco, molto esperto in materia shakespeariana, di appunto di confermare la sua tesi. E questo suo amico invece non andò a confutare la tesi, ma andò semplicemente a dire che chi aveva detto che quel passo era della Bibbia aveva ragione. E Carnegie con questo amico andò a parlare subito dopo la festa dicendo: ma perché, pur sapendo che tu avevi ragione, hai dato torto? E lui, e questa è una cosa molto interessante, lui andava a dire: cosa ne avesti avuto di guadagno anche se avessi vinto quella discussione? Tu stavi praticamente, tra virgolette, insultando una persona in casa sua, magari ti aveva ospitato per un party, tra virgolette insultando ovviamente, perché gli stavi dando torto e magari gli stavi facendo fare una brutta figura a tutte le persone che stavano lì intorno. Questo diciamo, soggetto, questa discussione non ti avrebbe portato nulla in tasca, non ti avrebbe portato nessuna crescita personale, nessun vantaggio economico. Non aveva senso vincere quella discussione, per cui appunto cercare di non andare a vincere per forza gli argomenti o le discussioni solo per la propria vittoria personale di quella discussione, per poi rovinare appunto dei rapporti personali. Diciamo che Carnegie dice: tu puoi anche vincere quella discussione, ma poi non sarai più una persona, come si diceva nel punto precedente, di charm, che viene piaciuta dalle persone, e questo tende a rovinare i rapporti interpersonali. Un altro consiglio molto importante che lui dà: se effettivamente c'è una discussione su un qualcosa e si è in disaccordo su alcune questioni, la discussione dovrebbe partire da tutte quelle cose che invece si hanno in comune, su cui si è d'accordo. Questo perché? Perché se si porta subito la discussione sui punti di disagreement, si vanno a creare delle frizioni che poi non porteranno mai a un accordo finale, mentre se si vanno a portare le discussioni sui punti in cui si è d'accordo e appunto si va a parlare su questo, poi piano piano la discussione va a rilassarsi, e per cui i nostri interlocutori o il nostro interlocutore è più incline anche a essere morbido nelle sue convinzioni, perché siamo stati appunto, come si diceva nei punti precedenti, likeable, per cui gli piacciamo, non siamo più identificati come la persona che gli sta andando contro, come un tornado, ma invece siamo una persona che ha quella volontà di creare una discussione costruttiva e per cui gli piacciamo. E questo è un modo per vincere in molti casi quelle situazioni in cui si pensa di aver già perso in partenza. Il penultimo punto che lui va a specificare è quello di avere o di dare la percezione agli altri che le conclusioni che sono state raggiunte da loro siano quelle corrette, quando in realtà le abbiamo decise noi. E qui non si dice di andare a forzare le persone a convincerle
che hanno creato la loro idea o a essere, diciamo così, falsi, ma semplicemente persuasivi nel dire che alcune cose che si sono andate a evolvere in una discussione di affari, per esempio, siano in realtà state scelte dal nostro interlocutore. Per cui far dire all'altra persona le nostre conclusioni, ma con sue parole, un po' cercare di piantare un semino che fa, diciamo, credere qualcosa al nostro interlocutore, un semino che poi cresce nell'evolversi della discussione. Un po' come si diceva prima, se si cerca di avere per forza ragione, sicuramente dall'altra parte si troverà una persona irrigidita, ma se invece sì, vanno a buttare un po' di semini nel nostro campo, in cui appunto invece di dire alle persone che qualcosa è errato, andare a mettere tutti quei punti positivi e piano piano costruire una discussione, questa si andrà ad evolvere sicuramente, se siamo dei bravi interlocutori, nella direzione in cui vogliamo e per cui il nostro, diciamo così, interlocutore andrà a darci ragione senza per questo capire che gli abbiamo dato noi l'idea, ma magari che l'idea è stata proprio scaturita dalla sua mente. Ultimo punto, ma non per importanza, e qui si parla dell'importanza, far sentire le persone importanti, farli sentire responsabili di quello che fanno. Per cui sorridi sempre, chiamarle per nome, farle sentire importanti dandogli tanti complimenti, facendo appunto tutte quelle azioni che nel complesso vanno a fare sentire una persona importante. Questa è una ottima metodologia per andare a poi a creare quell'ambiente rilassato di come si parlava prima, e si fanno sentire le persone, i nostri interlocutori importanti. Questo cosa va a cambiare? Va a cambiare anche il modo in cui quelle persone si vanno a comportare con noi, perché sentendosi importanti, sentendosi fiduciari delle nostre azioni e per cui di quelli che sono i risultati che loro ci andranno a dare, faranno in modo di darci il loro massimo per cercare di rendere tutto il lavoro coerente, importante e ben fatto. Ovviamente tutte queste considerazioni che Carnegie ci dà nel libro, come lui specifica parecchie volte, non è detto che funzioneranno con tutti, ma secondo la sua esperienza personale funzioneranno con la maggior parte delle persone. E un'altra cosa che dice, non è detto che questi tipi di consigli vadano a funzionare sin dall'inizio, perché ovviamente è un po' un processo di apprendimento. Queste cose vanno create nel tempo, vanno affinate nel tempo. Ma piano piano si arriverà a dare tutto quello che è un contesto più rilassato nelle nostre relazioni personali. E da quando ho ascoltato questo libro, e tra l'altro l'ho fatto anche ascoltare a mia moglie, abbiamo cambiato un po' alcuni atteggiamenti ed effettivamente abbiamo notato che i vantaggi si sono visti. Interloquire, per esempio, con un customer care, abbiamo avuto bisogno del customer care di una banca e anche di una compagnia aerea. Immaginate quale, quello a basso costo, e abbiamo visto che il modo in cui trattavamo il nostro interlocutore con gentilezza e con complimenti del modo in cui il suo operato era, faceva anche dare all'interlocutore dall'altra parte una predisposizione più carina, più collaborativa, che ci ha aiutato tra l'altro a risolvere tutti e due i nostri problemi. Per cui sì, un libro tra virgolette antico rispetto a quella che è la nostra età, ma che trova comunque dei punti di ancoraggio alla nostra epoca. Un libro che consiglio tantissimo. Se volete provare Audible, magari vi lascio il link qui sotto. Non so se è un link affiliato, sinceramente, perché comunque sono affiliato a Amazon, ma non so se sarà un link affiliato. Non mi interessa. Comunque, se non volete leggerlo e non volete comprarlo con il link affiliato del libro che vi lascio qui sotto, magari provate Audible, ascoltatelo, perché tra l'altro la persona che legge questo libro è molto brava. Non mi ricordo il nome, ma è molto brava. Bene, se questo video è stato di tuo gradimento, ti prego di farmelo sapere lasciando un bel pollice in su, e se i video di questo tipo sono di tuo interesse, fammelo capire, appunto, con un commento qui sotto. Se sei nuovo sul canale, iscriviti e clicca la campanella per non perderti nessun video successivo, e ovviamente anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!